Qualcuno ha del cibo qui? Voi? Avete del cibo? Tu ti chiami Andrea, vero? Sì, Telemaco. Volevo ringraziarti di nuovo per tutto quello che... Non sono stato io a guarire tuo padre, ma... gli riferirò i tuoi ringraziamenti. Stavi cercando un po' di cibo? Sì. Voglio condividere quello che ho. Figliolo, questo può sfamare soltanto una famiglia su migliaia. Io volevo solo contribuire. Il regno di Dio. Come stai? È simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo ha trovato e poi sotterrato. E poi, pieno di gioia, va a vendere tutto quello che possiede e compra quel campo. E che cosa significa? Insomma, non possiamo lasciarli. Ve lo spiego in un altro modo. Dovremmo andare a dirlo a Gesù. È come un commerciante che va in cerca di perle preziose. Non possiamo sfamare tutta questa. Quando trova una perla di immenso valore, egli va a vendere tutto quello che ha e compra quella perla. Ascoltate attentamente, perché il regno di Dio è accessibile a tutti, indipendentemente dalla razza o dalla fede. Ora che cosa possiamo fare? Il regno di Dio è talmente prezioso che una volta che lo avrete visto, varrà la pena separarsi da tutto ciò che si ha pur di guadagnarlo. In questo momento sono anche se a tutti gli altri potrebbe sembrare una follia. Gettare via i risparmi di una vita per comprare quello che agli altri sembra un terreno senza alcun valore. Ma voi sapete del tesoro nascosto e che quindi ne è valsa la pena. Vi siete avvicinati per sentire meglio? No, c'è un problema. Amici miei, se volete scusarmi, devo parlare un attimo con i miei discepoli. Maestro, La gente ha finito il cibo. Alcuni non mangiano da giorni, altri sono arrivati da molto lontano. Allora, distribuite qualcosa da mangiare. Non abbiamo più niente, come anche tutti loro. Dobbiamo farli tornare a casa. A questo punto sono così stanchi e affamati che se li cacciassimo sverrebbero per strada. Sapevi che hanno tutti fame? Sì, Giuda. Li vedo bene mentre predico. Beh, è un vero problema. Dove potremmo comprare del pane per queste persone? Siamo venuti qui con poco più di 200 denari. Non basterebbero nemmeno per un boccone ciascuno e non saprei neanche come fare il calcolo. Potremmo farlo io e Matteo, è piuttosto semplice. Magari potremmo andare in una città e chiedere a qualcuno di farci credito. Sì, sì, potrebbe funzionare. A chi potremmo chiederlo? La città più vicina è Abila e tutti i suoi abitanti sono qui con noi. È a 9 miglia da qui e anche se entrassimo in ogni casa della città, dovremmo trovare un modo per trasportare il cibo qui e basterebbe solo per una parte della folla. Potete racimolare qualcosa? Di sicuro qualcuno avrà un po' di cibo, magari anche solo un boccone. Abbiamo solo 5 pagnotte e 2 pesci. Ma che cosa sono per questa gente? Sono pani di orzo. 2 pesci e 5 pani d'orzo. Grazie per la precisazione. Sembra un pane delizioso, Telemaco. Ma so che non è sufficiente. Oh, è sufficiente per me. Posso fare molto con questo. Grazie. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che fai nascere il pane dalla terra. Dove hanno trovato il pane? Se distribuiscono il pane, state pronti. Probabilmente saremo i primi. Sfamateli. Maestro, che cosa è cambiato? Come facciamo a... Dividete le persone in molteplici gruppi da 150. Poi prendete 12 ceste e distribuite i pani e i pesci. Non sono stato chiaro? No. Mi sembra familiare. Può darsi. Forza. Andiamo. Qualcuno ha una cesta? Ora vi divideremo in gruppi.
questa parte. Per favore, coraggio. Seguite le nostre istruzioni. Sfamateli. Sì, tranquilli. Qualcuno ha una cesta? Nessuno? Siamo per distribuire. Il regno di Dio è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è più grande di tutte le piante dell'orto e diventa un albero, tanto grande che gli uccelli vengono a fare il nido in mezzo ai suoi rami. Quante gente abbiamo adesso? Questa è ancora pezzata il pane. Fai i pezzi più piccoli, così va bene. Questa parte è ottima. Questo qui è l'ultimo. Sì, questo qui è l'ultimo. E va bene. Telemaco, puoi riprendere la tua cesta. Cosa? Ma è piena. Sì, tutte quante. La tua cesta è piena. Oh, avete visto? Ha lodato il perfume. Oh, avete visto quanto cibo? Ora possiamo spalmarli tutti. Possiamo distribuire il cibo. Miracolo. Vi ho trattenuto qui tutto questo tempo e ho sfamato il vostro spirito. Ma chiaramente devo sfamarvi anche il corpo. Quindi ora mangiamo! Yeah.